Le imbarcazioni della regata storica, intervista a Nando Taurelli. Altro blitz dei carabinieri a Corso Italia, arrestato uno spacciatore. Va a comprare la droga a Corso Italia, i carabinieri sequestrano lo scooter. Alternativa per Anzio, grazie ai carabinieri per il blitz a Corso Italia, il comune sia presente. Vaccino ai bimbi prima della scuola, l'iniziativa della ASL anche ad Anzio. Glocalismi, Baldassarri e Capozzi il 9 settembre alla Villa di Nerone. Salve e bentornati a questo nuovo appuntamento con il TG locale di Young TV. Oggi cominciamo in modo un po' diverso, infatti anche quest'anno la Voga Veneta di Nettuno sarà protagonista della regata storica di Venezia che si terrà oggi alle 16, ma colleghiamoci in diretta con il nostro direttore Daniele Reguiz e con Federico Arancio che si trovano proprio lì a Venezia. Allora, eccoci amici telespettatori, ben ritrovati in diretta qui dal molo di Remiera Casteo. E siamo a Venezia, naturalmente questo è Venezia, stiamo seguendo gli amici della regata storica che si svolge ogni anno qui a Venezia. Io sono qui ormai, abbiamo sentito anche questa mattina in collegamento con la nostra rassegna stampa, c'è Nando Taurelli che è uno dei creatori, dei fondatori di questa nostra avventura nettunese qui a Venezia. Allora Nando, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, siamo in diretta, naturalmente vogliamo mandare intanto un saluto ai nostri concittadini che ci stanno seguendo. Soprattutto alla città di Nettuno, perché proprio oggi, come tutti gli anni, portiamo sempre in Canal Grande. Prego. Come ogni anno siamo contenti di portare i nostri colori in Canal Grande. Quest'anno è un'occasione particolare, perché? Perché ricorre il 450enario della battaglia di Lepanto, in cui prese parte alle operazioni militari anche l'ammiraglio Marco Antonio Colonna, principe del feudo di Nettuno. Sfileremo in Canal Grande con gli abiti del 500, proprio in ricordo del 450enario della battaglia di Lepanto. Fondatori qui, Paolo, Veneta, Nettunese Doc, no, via del Baluardo. Via Carlo Cattaneo. Via Carlo Cattaneo, va bene. Poi abbiamo Cesare Mallone, Alessandro Alberto Lanna, Antonio Cianfriglia e Carmelo Vittorio. Okay, allora, tutti. È l'unica donna presente, perché abbiamo anche Irene. E la facciamo presentare da Federico. Allora do la linea a Federico. Vai Federico. Grazie a tutti, amici. Allora, siamo qui con l'unica donna dell'associazione Regata Veneta. Com'è questa esperienza? Com'è partecipare a questa esperienza? L'esperienza innanzitutto è stato un grande onore, grazie a Nando Taurelli ho imparato a vogare alla Veneta e ho tutto quest'anno anche partecipare alla regata storica come Felicia Orsini, moglie del Marco Antonio Colonna. È sempre più emozionante. Niente, ringrazio ancora Nando e l'associazione Voga Veneta, grazie di tutto. Io ti ringrazio e ripasso la linea allo studio. Eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare della regata storica, a parlarci delle imbarcazioni, è proprio il capitano Nando Taurelli. Allora, ciao a tutti, eccomi qua, siamo alla Remiera Casteo, la nostra gemellata, e in questo momento stiamo illustrando il parco barche della Remiera più antica di Venezia, perché la Remiera Casteo nasce nel 1977, il primo statuto è stato depositato nel 1977. Siamo nella località Castello, di fronte all'isola della Certosa, e potete osservare questa meravigliosa barca, una balota, di Katia Ricciarelli. Infatti, secondo come vedete sul trasto c'è scritto Katia, in quanto lei se l'è fatta costruire e l'ha lasciata qua alla Remiera ad uso, diciamo, gratuito per i soci e quindi per le manifestazioni. Questa bellissima barca porta sempre il patriarca di Venezia alla festa di San Piero di Castello. Qui possiamo osservare una gondola da passeggio, una caorlina, una barca a 9,40 m. Con questa caorlina noi percorreremo oggi il Canal Grande con a bordo 6 vogatori. La caorlina nasce nell'isola di Caorle, è una barca tipica da lavoro. Il mercato ortofrutticolo di Venezia nasce dalle isole, per cui l'isola di Sant'Erasmo, ad esempio, è l'orto di Venezia,
e tutte le mattine i contadini, oltre che essere contadini, erano anche marinai, perfetti marinai veneziani, nulla a togliere, imbarcavano le loro merci con le caorline e le portavano al ponte di Rialto. Da quest'altra parte abbiamo una mascherita, come la puoi illustrare, la mascherita era la barca delle cortigiane, al tempo diciamo dei dogi della Repubblica Serenissima, era una barca da casata, le donne praticamente evocavano con la mascherita. Poi c'è il sandolo, che è questo. Il sandolo viene chiamato sandolo perché, e questo è anche simile a quello che noi abbiamo a Nettuno, che è stato donato da Remiro Castello, il sandolo perché è la barca tipica di casa, cioè il sandolo perché quando si usciva di casa per andare a fare delle commissioni si usciva con la ciabatta col sandolo e ha preso il nome di sandolo perché è la classica 500 delle famiglie. Adesso invece parliamo di cronaca, continuano i controlli dei carabinieri di Anzio in zona Corso Italia, controlli durante i quali è stato arrestato uno spacciatore. Continuano, come annunciato anche dalla nostra testata, i controlli dei carabinieri di Anzio in zona Corso Italia. Ieri mattina, a due giorni dal blitz, all'alba, 10 militari si sono presentati in zona per controllare la situazione al civico 54. Alla vista dei militari, un ragazzo di origine tunisina, ma nato e risultato residente a Latina, si è dato alla fuga. Il giovanissimo, insieme ad altri due minorenni, ritenuti anche loro spacciatori, è stato raggiunto e fermato sul tetto, a cui si accede dalla scala C, dove stava cercando di disfarsi della droga. Il giovane è stato trovato in possesso di 12 dosi di crack per un peso di circa 5 grammi e di oltre 300 euro. Droga e soldi, ritenuti proventi di spaccio, sono stati sequestrati. I due minori, identificati e segnalati in procura, sono stati restituiti alle famiglie. Il maggiorenne invece è stato arrestato. I controlli in zona andranno avanti a ciclo continuo per impedire che si ricominci con l'attività di spaccio. Era andata a Corso Italia ad Anzio con il suo scooter, presumibilmente per acquistare della droga, ma la sua spedizione è finita con il sequestro del motorino. Era andata in Corso Italia ad Anzio con il suo scooter, presumibilmente per comprare la droga, ma la sua spedizione è finita con il sequestro del suo motorino. La piazza di spaccio è da considerarsi chiusa e presidiata dai militari dell'arma e il viaggio è finito davvero male per l'acquirente della droga. I carabinieri, infatti, in postazione di controllo per monitorare la zona dopo il blitz di due giorni fa, l'hanno fermata ed hanno controllato il mezzo a due ruote su cui si muoveva, che è risultato senza assicurazione. La donna è quindi dovuta andare via con altri mezzi. I controlli in zona andranno avanti ad oltranza. Ma vediamo adesso la politica. Anche i delegati di Alternativa per Anzio hanno voluto ringraziare i carabinieri per il blitz a Corso Italia e invitano il comune a fare la propria parte. Vogliamo ringraziare i carabinieri della compagnia di Anzio per il blitz nel quartiere Europa, una zona che purtroppo è nota da tempo per la presenza di traffico di droga e che nel corso dell'estate è anche finita all'attenzione delle cronache nazionali. È importante che lo Stato e le forze dell'ordine diano un segnale della loro presenza nelle zone più fragili della città. Ripetiamo però che è altrettanto importante che anche il comune faccia la sua parte e rivolga seriamente la sua attenzione a questi quartieri. Lo scrivono i delegati di Alternativa per Anzio, rappresentati in Consiglio Comunale da Luca Brignone, in una nota stampa. In vista della riapertura delle scuole, il 13 settembre l'ASL Roma 6 invita i giovanissimi e i docenti a vaccinarsi. I dettagli nel servizio. In vista della riapertura della scuola il 13 settembre, l'ASL Roma 6 invita i giovanissimi dai 12 anni in su e i docenti a vaccinarsi senza prenotazione nei centri vaccinali dell'ASL Roma 6. Nello specifico, presso gli ospedali di Ariccia, Anzio, Frascati, Velletri, sarà somministrato il vaccino Pfizer lunedì e domenica dalle 8:30 alle 19. Presso i presidi di Villa Albani Anzio e Marino sarà invece somministrato il vaccino Moderna il lunedì, il venerdì dalle 14 alle 18:30, sabato e domenica dalle 8:30 alle 14. Glocal, dai mercati internazionali al sistema economico locale per un laboratorio di economia circolare. È il tema dell'incontro che si terrà il 9 settembre ad Anzio. Glocal, dai mercati internazionali al sistema economico locale per un laboratorio di economia circolare.
è il tema dell'incontro culturale che si terrà giovedì 9 settembre alle 18 al Parco Archeologico della Villa di Nerone, nell'ambito dell'edizione speciale della rassegna Occidente, incontri e conversazioni per un'epoca nuova, promossa dall'assessore alla cultura Laura Nolfi insieme al sindaco Candido De Angelis. La rassegna è coordinata dal consigliere comunale Federica De Angelis e dal professor Angelo Favaro, dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ideatore del progetto, tra i relatori Florina Capozzi, giornalista economia e finanza, Alberto Bagnai, senatore e responsabile economico della Lega, Mario Baldassari, presidente Centro Studi Economia Reale, Enrico Maria Mosconi dell'Università degli Studi della Tuscia e Federico Carli, presidente dell'associazione Guido Carli. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria all'indirizzo di posta elettronica pol.culturali@comune.anzio.roma.it. Questa per oggi era l'ultima notizia del nostro TG locale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi rimando alle prossime edizioni.